Salve a tutti, cari amici. Tra pochi giorni uscirà il mio ultimo progetto letterario. Ho scritto infatti un'opera in due volumi dove ho raccolto tutti i messaggi sul tema nucleare che gli extraterrestri hanno divulgato dagli anni 50 ad oggi tramite Eugenio Siragusa e Giorgio Bongiovanni. Si tratta di due volumi frutto di un intenso lavoro che mi ha assorbito veramente completamente per diversi mesi, in collaborazione con i ragazzi dell'archivio Dal Cielo alla Terra, guidati e supervisionati dai Fratelli dello Spazio. In questi due volumi, vedete che sembrano quasi uguali, ma non lo sono, anche per dimensioni, sono veramente due tomi belli corposi. In questi due volumi potrete trovare i messaggi delle intelligenze universali riguardo all'argomento nucleare, con tutti gli annessi e connessi, con articoli e link di approfondimento, eccetera, su questo tema direi di scottante attualità, un tema che oggi più che mai merita tutta la nostra attenzione. Che cosa sta rischiando oggi l'umanità della Terra? Che cosa sta vivendo? Quali sono i rischi per il pianeta stesso? Quali sono le possibili soluzioni? Che cosa possiamo fare noi? In questo momento in cui a livello geopolitico internazionale varie forze si contrappongono in maniera molto dura, molto seria, la possibilità dell'utilizzazione del nucleare bellico è stata già sdoganata a livello mediatico e lo sappiamo. Che cosa possiamo fare noi? Con questi due libri ripercorriamo la storia dell'energia nucleare attraverso tutti i messaggi extraterrestri relativi a questo argomento. Gli extraterrestri infatti sono intervenuti drasticamente proprio a partire dal periodo in cui l'uomo ha iniziato a manipolare l'atomo. Con questi messaggi gli extraterrestri entrano a gamba tesa nella storia dell'umanità della Terra, rivolgendosi direttamente ai governanti, agli scienziati e ai popoli di tutto il mondo per descrivere la vera natura dell'energia atomica e per denunciare il gravissimo pericolo di una terribile ecatombe di portata globale. Attraverso questi due volumi potremo capire meglio che cosa pensano gli extraterrestri del nucleare, gli scienziati extraterrestri del nucleare, perché questa energia viene considerata così pericolosa per l'uomo e per il pianeta, che cosa potrebbe accadere sulla Terra a seguito di un conflitto nucleare mondiale. Il punto di vista degli scienziati extraterrestri è molto importante, perché hanno una coscienza volumetrica rispetto alla nostra. Approfondiremo anche il discorso sulla grande battaglia di Armageddon che riguarda proprio i nostri tempi. Approfondiremo anche il vero significato dell'Apocalisse, sia in senso positivo, evolutivo, come svelamento della verità, sia in senso escatologico, come fine dei tempi e fondazione della nuova civiltà. E molto altro ancora in questi due libri. Con una lunga introduzione di carattere scientifico-spirituale sulla realtà e sulle dimensioni extraterrestri, sulla vera natura di queste intelligenze che ci visitano e sul ruolo importantissimo che queste hanno nei confronti della società umana e della sua evoluzione, eccetera, eccetera, eccetera. Amici, non perdetevi questa antologia in due volumi. È la prima antologia completa con tutti i messaggi extraterrestri sul nucleare che rappresentano una base di studio fondamentale per comprendere i tempi che stiamo vivendo. La nostra liberazione interiore passa per la costruzione di un pensiero critico che può realizzarsi solo grazie alla conoscenza delle grandi verità. E la conoscenza si può acquisire grazie allo studio dei messaggi che ci vengono offerti dalle intelligenze dei signori delle stelle, che ci parlano della condizione umana, svelandoci tanti e tanti segreti e tante informazioni capaci di svegliare la nostra intelligenza e migliorare la nostra vita per il progresso della società. Perciò, cari amici, non perdetevi questi due libri molto importanti, che come sempre potete ricevere con un'offerta libera e consapevole direttamente a casa vostra, ordinandoli nel nostro sito web www.dalcieloalaterra.com. I messaggi extraterrestri sul nucleare, disponibili nel nostro sito tra pochissimi giorni. Seguiteci. E sempre pace su tutte le frontiere. A presto, amici.